bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e intanto buongiorno a tutti ragazzi, buona domenica a tutti, ben svegliati ragazzi e ben svegliati con una notizia veramente veramente incredibile. Per chi non lo sapesse ragazzi, è iniziata la follia di Epic Games nella season numero 6. Non ci hanno fatto attendere molto, pochissimi giorni dall'arrivo della season stessa, che già è cambiato qualcosa nella mappa. E quel qualcosa ragazzi non è che è cambiato un pezzo di mappa, ragazzi, stiamo parlando proprio dell'isola al centro della mappa. C'erano delle voci che giravano fino da ieri, però ho detto non sono convinto. Ieri sera alle 11 di sera stavo mangiando al ristorante, mi arrivano i messaggi dai gruppi di leakers: Xuder, si è spostata l'isola. Ragazzi, l'isola si è mossa. Ragazzi, voglio andare a vederla insieme a voi perché ho da dirvi delle cose. Oggi mi hanno mandato dei file che fra poco vedrete. Intanto colgo l'occasione nel caricamento di ringraziare il mio gruppo di leakers, veramente incredibile: Aidin, Litto, Lori, Fabione, quello che succede su Twitch e YouTube, Swog. Insomma, grazie mille ragazzi, grazie mille. È cominciata ufficialmente la season numero 6 e adesso ce ne sarà davvero tanta di roba da capire. Ma la prima cosa ragazzi, eccola là, guardate l'isola raga, guardate l'isola, sembra nella stessa posizione, ma se la andiamo a vedere ragazzi è nella stessa posizione. Come può? Non è nella stessa posizione, dicio. Guarda un po', se ci buttiamo e se andiamo a vedere un pochettino più da vicino, l'isola ragazzi ha cominciato a muoversi, non è più sulla parte centrale del vortice, si sta muovendo e si sta dirigendo ragazzi verso la runa vicino al boschetto di Montagnole Maledette. Guardate ragazzi, guardate mentre scendiamo. Wow ragazzi. Ha cominciato, quindi adesso per tutta la season abbiamo avuto per tutta la season 5 il cubo che andava in giro. Adesso abbiamo un'isola che va direttamente in giro insieme al cubo. GG a Epic Games, ragazzi. Incredibile, ragazzi. Guardate che spostamento. Guardate che spostamento incredibile, ragazzi. Da pagliura è rimasto il mega vortice lì dentro al lago, che è meraviglioso. Lago così è meraviglioso. Ma l'isola, ragazzi, si è spostata. Come sempre, il cubo è qua sotto. Come sempre, il potere del vortice è ancora attivo, ma ragazzi è incredibile, si è mossa. E volevo farvi vedere ragazzi anche un'immagine interessantissima che mi hanno mandato i miei ragazzi. Siete pronti? 3, 2, 1, Sdrang! Questa ragazzi è la direzione che l'isola... GG, posso rimanere fermo senza... Wow, lo sfrutterò contro i nemici questa figata ragazzi. Io può rimanere sospeso in aria per tutta la partita così senza nessun problema, è una figata incredibile ragazzi. Guardate che roba, quella che state vedendo è la direzione dell'isola e come vediamo ragazzi l'isola si dirige verso la runa, come vi ho anticipato pochi secondi fa, verso la runa del boschetto vicino a Montagnole Maledette. Ma ragazzi, noi sappiamo di più. Che cosa, perché questo cubo si sta dirigendo sopra le rune? Qual è il vero significato, ragazzi? Cioè, non è finito assolutamente niente, ragazzi. Anzi, siamo solo all'inizio e secondo me questo isolotto gigante che si muove per la mappa ce lo porteremo fino alla season numero 7. Già si parla, raga, di season 7, incredibile. Ma ho di più per voi ragazzi, ho molto di più da farvi vedere, quindi se vi sta piacendo questo video un super like mi raccomando ragazzi, e non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che riguarda Fortnite. Guardate un pochettino ragazzi che cosa vi faccio vedere adesso. Siete pronti? Guarda che voglio rimettere la nostra cowgirl, la rimettiamo qua al suo posto che sta benissimo. 3, 2, 1, Sbronk! Xuder, ma che cacchio è questo Xuder? Non ho capito raga,
questo che sembra un marshmallow schiacciato in realtà è una parte fondamentale di quello che dovremmo aspettarci con il movimento dell'isolotto, ragazzi. Voi pensate che... Allora, avevamo visto un po' di tempo fa, un paio di settimane fa, delle immagini relative a dei vulcani, non so se ve lo ricordate bene, ragazzi. Praticamente si era ipotizzato appunto che venisse un mega vulcano nel lago, cosa che momentaneamente non è ancora successa, e invece, ragazzi, quello che avete visto proprio fino adesso non è altro che una rivisitazione, ragazzi, di questa immagine migliore che vi faccio vedere. Prot! Eccolo qua, ragazzi. Ed è un vulcano, avete ragione, ragazzi. È proprio un vulcano, ma non è un vulcano come immaginate voi, ragazzi. Non è un vulcano gigante, o meglio, non è un unico vulcano, ragazzi. Volete che vi spoilero? Dai, adesso ve lo spoilerò. Intanto, ragazzi, voglio che mi scrivete qua nei commenti, secondo voi, porca miseria, cosa succederà quando l'isola avrà finito di fare il giro di tutte le rune? Qual è? Cosa succede? Cosa cacchio? Perché il cubo porta in giro un'isola per la mappa di Fortnite, ragazzi? Non si capisce questa cosa, è incredibile. Guardate, ragazzi, quello che succederà. Appena l'isola, ragazzi, passa la runa, magari ci sarà qualche ora dove si fermerà un po', come ha fatto il cubo proprio quando ha stampato le rune. Guardate un po', ragazzi. POM! Questo, ragazzi, è un bug che è apparso ad un giocatore americano durante una partita e, come vedete, ragazzi, tutti i crateri che ci sono nelle rune si sono attivati, ragazzi. Incredibile, raga, si sono attivati, e questo succederà per tutte le rune presenti nella mappa, ragazzi. Secondo me, vi dico il mio punto di vista, secondo me, ragazzi, qua ci riallacceremo addirittura alla season 4. Quindi, ragazzi, secondo me lo spacca tutto, ragazzi, lo spacca tutto. Ha fatto troppo poco, è passato troppo inosservato. Secondo me succederà ancora qualcosa, perché è veramente meraviglioso vedere anche il proseguio di quello che farà il cubo, vedere questi fighissimi mini crateri che, secondo me... Oh! Allora, io vi dico un'altra teoria che ho, proprio, non prendetela come vera, è proprio un mio pensiero, ragazzi. Sappiamo una cosa, oramai abbiamo capito grazie alla scorsa season che molti degli elementi che vengono proposti su Fortnite si nascondono proprio negli spray del pass battaglia. E ragazzi, c'è uno spray molto interessante in questo pass battaglia, quello, uno dei primi spray che si sblocca, dove c'è il tombino. Come abbiamo visto, ragazzi, sotto c'è qualcosa, abbiamo visto anche nella casa del boschetto blaterante che ci sono le fondamenta di un possibile labirinto che collega il bunker a delle camere sotterranee. Quindi, secondo me, ragazzi, anche questi crateri avranno in qualche modo, non dico che fare con la roba sotterranea, ma con il male, ragazzi, con le creature maligne. Infatti, guarda caso, quando prendo un cubo divento uno spirito. Sai, le pietre oscure, quelle che le mettono, poi le tolgono, poi le rimettono, poi le dico, facciamogli fare le loro cose, che ce ne frega. Ma questi crateri, secondo me, non lo so, ma avranno a che vedere con il maligno. Ragazzi, io spero di avervi fatto un pochettino piacere a portarvi questo video. Spero che siate... Mi tengo in mega hype, come lo sono io, perché in questa season veramente, ragazzi, sono certo che ne vedremo davvero delle belle. Quindi mi raccomando, non vi dimenticate di iscrivervi al canale, ragazzi, di lasciare un bel like assolutamente al video e di commentare qui sotto, secondo voi, quale sarà il giro che farà l'isola per la mappa di Fortnite. Io vi ringrazio per averlo guardato e noi ci vediamo in live. Ciao!